Bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì 30 gennaio. Diamo un'occhiata intanto a cosa accadrà a livello europeo con una massa d'aria molto fredda che interessa tutta l'Europa centro-orientale, dove prevediamo precipitazioni diffuse e soprattutto tanta neve. Bisogna spostarsi verso l'Europa occidentale a latitudini mediterranee per avere un clima un po' più mite. In effetti anche le temperature lo dimostrano, valori minimi decisamente al di sotto dello zero in tutto il centro est europeo e anche le massime in questa parte dell'Europa restano contenute, invece valori decisamente più accettabili a latitudini mediterranee. Ma ora andiamo a vedere cosa accadrà sul nostro paese. Anche per noi sarà una giornata molto instabile, soprattutto al centro-sud, e qualche fenomeno residuo è previsto anche al nord-est. Tra poco entreremo nel dettaglio. Un'occhiata alle temperature in Italia, valori minimi contenuti al nord, ma tutto sommato non eccessivamente bassi. Le massime, anche loro nelle regioni settentrionali, saranno più basse, con valori sotto i 10 gradi. Tocchiamo i 10-12 al centro, arriviamo a sfiorare i 14-15 al sud. Ora entriamo nel dettaglio della previsione. Cominciamo dal nord Italia, graduale miglioramento del tempo. Avremo ancora qualche fenomeno al nord-est e sull'Emilia Romagna, ma anche da queste parti situazione che migliorerà a partire dalla serata. Qualche nevicata sarà ancora possibile fino a quote basse sulle Alpi orientali. Nell'Italia centrale, giornata molto variabile con alternanza di nuvole schiarite, ancora alta probabilità di qualche piovasco, ma in via di esaurimento, nevicate sull'Appennino mediamente oltre i 1000-1100 metri. Infine, il sud Italia sarà la zona forse dove il tempo sarà più instabile, con alta probabilità di piogge e rovesci, anche dei temporali, quindi precipitazioni localmente intense e soprattutto, guardate, venti forti e mari agitati o molto agitati. Con questo è tutto, aggiornamenti in temporale su trebimeteo.com o sulla nostra app gratuita. Il caro vita sta allentando la sua presa. Ho dovuto chiedere un prestito a un amico. Torna la parola crescita. È vero, c'è crisi, ma si vede uno spiraglio di positività? Caro. Un amico. Ti scrivo. Così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte, ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, novità. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Noi ci stiamo preparando. Nuova 500X. Questa è la novità. Ben ritrovati con il TG News 24, l'informazione di Telesalerno 24. Vi ricordiamo che le nostre programmazioni usciranno ogni martedì e venerdì. Per rivedere questa edizione la ritroverete sul nostro sito www.telesalerno24.com. Vi ricordiamo inoltre i nostri appuntamenti radiofonici, in diretta il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 10 alle ore 10:30, con le seguenti rubriche. Le previsioni del tempo 3B Meteo. Vision Air a cura di Laura Buffa. Lo Zodiaco 24 e il TG News 24 on air a cura di Carmine D'Antonio. Iniziamo subito con le notizie di oggi. Maltempo. Dalle 22 piogge e temporali. Allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania comunica che a partire da ieri sera si prevede un peggioramento delle condizioni meteo con l'arrivo di piogge temporali. La sala operativa ha inviato alle autorità competenti un avviso di allerta di criticità idrogeologica, moderata a partire dalle 22, sia in relazione a possibili fenomeni di dissesto geologico, come frane ed erosioni, sia per eventuali allagamenti.
La Protezione Civile della Campania, in stretto raccordo con l'assessore Edoardo Cosenza, invita gli enti competenti a porre in essere tutte le misure necessarie e previste dai rispettivi piani comunali. Ad assicurare la corretta vigilanza del territorio ed a prestare attenzione alle aree sottoposte ad allagamento, ai sottopassi e alla corretta tenuta del reticolo idrografico. La sala operativa e il centro funzionale sono attivi 24 ore su 24. Il sindaco di Nocera Inferiore intanto ha disposto per oggi 30 gennaio le chiusure delle scuole, stessa cosa a Sarno e Nocera Superiore. Ricatto online dopo aver preso parte ad una chat raggirato ventenne salernitano. Raggiro online ai danni di un ventenne di Buccino. Il giovane ha effettuato una videochiamata erotica con una ragazza francese. Il ventenne è stato aggiunto su Facebook da una ragazza francese. Hanno chattato, si sono scambiati informazioni personali riguardo l'età, la provenienza e gli hobby. Dalle parole però la ragazza è voluta passare ai fatti. Ha cominciato a fare domande piccanti, ignaro di quello che da lì a poco gli sarebbe accaduto. Lui è stato al gioco e la donna ha chiesto uno spogliarello. Entrambi si sono denudati con la webcam in funzione. Alla fine del gioco la ragazza ha mostrato il video dello strip del ventenne e lo ha minacciato di pubblicarlo online se non avesse pagato un'importante somma di denaro. A quel punto è cominciato il calvario per il ventenne salernitano che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Per il legale del giovane la ragazza agirebbe a vantaggio di un'organizzazione che si muove sul web e mette a segno queste apposite truffe. Sono stratagemmi studiati e collaudati con computer schermati e difficilmente raggiungibili dalla polizia stradale. L'avvocato Pasquale Freda ha dichiarato alla città che la giovane non è la mente del piano, ma bensì soltanto il braccio, colei che risponde ai compiti dettati da un gruppo di truffatori. Omicidio Elena Ceste. Arrestato il marito, un 44enne di Angri. Michele Boninconti, 44enne, marito di Elena Ceste, è accusato di omicidio volontario, premeditato e occultamento di cadavere. Depositata in procura la perizia autopattica, eseguita sul corpo della donna. Nello stesso tempo era stato effettuato, su iniziativa degli avvocati, un sopralluogo dove è stato ritrovato il corpo della donna il 18 ottobre scorso, in un canale nell'Astigiano, non lontano dalla sua abitazione di Costigliole d'Asti. La donna, che aveva 37 anni, sparì da casa alla fine di gennaio 2014. Dopo 9 mesi di ricerche anche all'estero, i suoi resti, sommersi dal fango nel rio Mersa, vennero trovati a circa 1 chilometro dalla villetta in cui viveva con i 4 figli e con il marito 44enne. Vigile del fuoco in servizio ad Alba, ma originario di Angri. Michele Boninconti ha messo in piedi un castello di menzogne e ha posto in essere vani tentativi di depistaggio per allontanare da sé il sospetto di aver ucciso la moglie Elena Ceste. Lo scrive il GIP di Torino, sottolineando che la condotta dell'indagato dimostra che la scomparsa e il successivo ritrovamento del cadavere non sono stati il frutto di accadimenti accidentali, né di scelte estreme volontariamente intraprese dalla donna, ma sono ascrivibili da un evento del tutto estraneo alla sua sfera di dominio. Il movente dell'omicidio di Elena Ceste da parte del marito va ricercato nell'odio maturato nel tempo. Lo scrive il GIP Giacomo Marson del Tribunale di Asti. Nell'ordinanza di custodia cautelare per Michele Boninconti, l'uomo, secondo il giudice, riteneva che Elena fosse una moglie e una madre inadeguata, nonché una donna infedele e inaffidabile, dedita a coltivare rapporti virtuali con il computer e quindi da raddrizzare. Sesso di giorno in un parco pubblico, nudi davanti ai bambini. Nudi in pieno giorno fanno sesso in un parco pubblico. Siamo a Capaccio Pestum.
in provincia di Salerno, e la scena è stata ripresa da alcuni passanti che ne hanno denunciato il fatto. Il video, pubblicato in esclusiva su stiletv.it, ha fatto scandalo con gli abitanti imbufaliti per la mancanza di rispetto nei loro confronti. Il parco della collinetta è molto frequentato e sorge proprio di fronte a una chiesa. Si è superato ogni limite, raccontano i residenti. In quel parco ci giocano molti bambini. Tra l'altro, per la coppia, non del posto, non sarebbe la prima volta. Sembra che i due si vedano spesso nel parco per consumare rapporti sessuali, incuranti delle proteste delle persone. Eboli, avviso pubblico per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi in Piazza della Repubblica. Il comune di Eboli ha di recente bandito un avviso pubblico per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi in Piazza della Repubblica. Tale iniziativa consentirà di migliorare il decoro urbano e la manutenzione del verde pubblico, soprattutto nella piazza principale della città, destinata alle manifestazioni culturali e celebrative. A seguito di tale bando pubblico verrà selezionata la ditta che svolgerà il servizio gratuitamente, ottenendo in cambio la pubblicizzazione della propria attività mediante cartellonistica stradale. Il bando con il modello di domanda sono pubblicati nella sezione bandi del sito www.comune.eboli.sa.it. Per questa edizione è tutto, prossima programmazione martedì 3 febbraio. Diamo adesso la linea al programma Vision Air. Grazie per averci seguito. Arrivederci. If you ever change your mind about leaving me behind, bring to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Oh. You know I laughed when you left, but now I cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il mondo del cinema visto da Vision Air. Andiamo subito a scoprire quali sono i nuovi film che escono in sala questa settimana. Nei giorni scorsi c'è stata la giornata della memoria e questo weekend esce al cinema Corri ragazzo corri, film che racconta la storia di un bambino che a 9 anni fugge dal ghetto di Varsavia ed è costretto a dimenticare la sua famiglia e la sua identità per salvarsi dai nazisti. Questa è la settimana di un altro film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se racconta tutt'altra storia. Si tratta dell'attesissimo secondo film diretto da Angelina Jolie, Unbroken. Racconta l'avventura di Luis Zamperini, soldato ed ex atleta sopravvissuto allo schianto e al naufragio del suo aereo nell'Oceano Pacifico, dove rimase per 47 giorni con altri 2 commilitoni in compagnia degli squali. Salvati dalla marina giapponese, furono però imprigionati e torturati a lungo. A proposito di biografie, questa settimana esce anche Turner, il film presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes e dedicato alla vita del celebre pittore del titolo, uno dei più importanti esponenti della storia dell'arte britannica, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo.
parliamo sempre di personaggi storici, ma cambiamo decisamente genere con Notte al Museo 3, Il segreto del faraone. Il film è anche l'ultima interpretazione di Robin Williams, ma con lui c'è un cast di stelle, fra gli altri Ben Stiller, Rebel Wilson, Owen Wilson, Ben Kingsley e comunque tanti tanti altri. Quando comincia a sparire il potere magico dell'antica tavola che anima i personaggi del museo ogni notte, il custode Larry deve intervenire per salvare la magia e i suoi amici prima che sia troppo tardi, e così i protagonisti attraversano l'Atlantico e da New York sbarcano a Londra al British Museum. Non è una storia di fantasia, ma è una storia vera quella che racconta il documentario Una meravigliosa stagione fallimentare. Si tratta del fallimento del Bari Calcio nella stagione 2013-2014 e di come sia stato vissuto da tutta la città e dai tifosi come un'occasione di rinascita con l'incredibile rimonta dal 17° al 7° posto. A proposito di storie italiane, esce anche Italiano Medio, il film di Maccio Capatonda. Racconta la storia di Giulio Verme, ambientalista convinto in crisi depressiva, che alla soglia dei 40 anni si ritrova a fare la differenziata in un centro di smistamento rifiuti alla periferia di Milano. Avvilito, furioso e depresso, è ormai incapace di interagire con chiunque. Non ci sono più speranze per lui fino a quando incontra un suo vecchio amico di scuola, che ha un rimedio per i suoi mali. Una pillola miracolosa che gli farà usare solo il 2% del proprio cervello anziché il 20% come si dice di solito. Ed è proprio così che Giulio supera la depressione, non pensa più all'ambiente ma solo a se stesso, alle donne, ai vizi, passioni e virtù di ogni italiano medio, appunto. Non manca poi questa settimana il dramma sentimentale con Gemma Bovary, con Gemma Arterton e Fabrice Luchini. Un uomo appassionato di letteratura incontra una coppia che non solo ha dei nomi molto familiari, ma anche le loro azioni sembrano ispirarsi ai personaggi di Flaubert. Solo che la giovane Gemma non ha letto i classici e intende vivere a modo suo. Cosa succede a mescolare vita e letteratura? Lo scoprirete solo andando al cinema. Il nostro appuntamento con le novità in uscita questo weekend si chiude qui, ma vi aspetto tutti i giorni sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti! Ariete, Mercurio ti vuole distratto, poco presente, a tratti del tutto assente, soprattutto al lavoro sembra che tu sia da un'altra parte. Toro, Mercurio in opposizione ti regalerà una dose extra di malumore che porterai a casa per la felicità del partner, se c'è e non è ancora scappato. Gemelli, oggi per la tua precisione qualcuno storcerà il naso al lavoro, ma sai come devono essere svolte determinate attività e chiedi il massimo impegno. Cancro, Mercurio ti vuole felice come non mai. Oggi sarai un concentrato di romanticismo e passione e sentirai il bisogno di dimostrare al partner cosa rappresenta per te. Leone, un amico cui non avevi mai pensato in ottica professionale, oggi scoprirai il potere della rete, creerai incontri strategici per la tua carriera. Vergine, Venere in quadratura non ti regalerà certo una giornata amorevole. A rischio oggi i rapporti di coppia, soprattutto quelli che vacillano già da un po'. Bilancia, oggi sarai costretto a fermarti e a prenderti cura di te. Forse sei andata a lavoro nonostante, sarebbe stato il caso di rimanere a casa a curarti. Scorpione, forse stai cercando un lavoro o vorresti lasciare il posto in cui sei. Anche se l'umore e la forma fisica non sono al top, sarà la giornata delle possibilità.
Sagittario, una giornata piena e ricca di buone notizie e forse anche di nuovi progetti che, se da un lato ti costringeranno a lavorare anche nel weekend, dall'altro ti riempiono di gioia. Capricorno, oggi sei in ottima forma. Non è solo questione di peso, ma di sorriso e di quella pace e soddisfazione che si legge nei tuoi occhi. Acquario, un imprevisto o un problema a prima vista insormontabile oggi rivelerà a te stesso e ai tuoi colleghi di cosa sei capace. Pesci, oggi ti servirebbe un amico e invece non ce la fai proprio a confidarti con qualcuno. Tutto ti rimane dentro, impara ad esternare i tuoi sentimenti. Il caro vita sta allentando la sua presa. Ho dovuto chiedere un prestito a un amico. Torna la parola crescita. È vero, c'è crisi, ma si vede uno spiraglio di positività? Caro. Un amico. Ti scrivo. Così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte, ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. Detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Noi ci stiamo preparando. Nuova 500X. Questa è la novità. Salve a tutti gli amici, stasera ci troviamo in compagnia al Dolce Caffè a Battipaglia con Nando Suppa, proprietario del Dolce Caffè insieme a mia moglie Giovanna Zingari, e sono contentissimo stasera che ho avuto la prima volta in assoluto una festa con degli amici, dei carissimi clienti che ci hanno onorato della loro presenza. È una festa per la prima volta che organizziamo un karaoke ed è uscita una bella serata, quindi veniteci a trovare che vi tratteremo con i guanti bianchi a tutti i clienti. Organizzerete ancora queste serate? Se ne, penso che andranno bene così, anche le prossime serate saranno organizzate da noi, sempre il giovedì. Belle persone, bella gente a quanto vedo, bella compagnia. Infatti non ci aspettavamo tanta affluenza stasera, però la cosa è andata molto al di sopra delle righe, diciamo così. Veramente ci sono state delle persone, degli amici, dei clienti che vedevo qua per la prima volta, che ci sono venuti a trovare a onore della loro presenza. E noi con la nostra genuinità cercheremo di metterci sempre a disposizione. Dal nostro caffè, Dolce Caffè, faremo sempre un buon caffè, perché la qualità è quella là, è la nostra priorità. Cercheremo di andare sempre avanti così. Ok, io la ringrazio, proseguo con altre interviste, mi saluti un attimino. Un saluto e un abbraccio a Telesalerno 24, un bacione a tutti. Salve, ci troviamo questa sera a Battipaglia al Dolce Caffè in compagnia di Marco De Valles di Radio Flash. Cosa ci dice? Cosa fa da quelle pasta? Allora, io stasera stavo qua per ascoltare e vedere Maria, che molto probabilmente a settembre facciamo girare il suo CD. Ma poi manco a fare la posta, stasera ho trovato un cocktail di voci straordinarie, come Angelo che ha cantato prima, che sentivo che Angelo ne proviene. Angelo Melo di Amici. Che ne proviene? Angelo Melo da Amici, di Maria Di Filippi, sì. Sì. Sì, ho visto che è molto bravo e somiglia molto, gliel'ho detto proprio in faccia, a Marco Mengoni. Quindi ti faccio tanti auguri di avere lo suo stesso successo. Un ringraziamento da Telesalerno 24. Ancora qua davanti al Dolce Caffè a Battipaglia stiamo vedendo un poco questi grandi ospiti. Che cosa ci vogliono dire stasera? Bella gente? Certamente, è un clima accogliente, ottimo e una simpatia eccezionale, questo è tutto. Si trova bene? Certamente sì, se no una persona non verrebbe mai, no? Giusto, giusto. E io spero di rivederla ancora su Telesalerno 24 e di intervistarla ancora a questo Dolce Caffè Bar di Battipaglia, ok? Certamente, un saluto a Telesalerno 24. È la prima volta che vieni in questo bar qui a Battipaglia? Sì, è la prima volta. Ti stai divertendo? Benissimo. Che ne pensi di questa serata karaoke al quale tutte le persone si stanno divertendo? Vai molto per la musica tu? Certo. Il tuo nome? Mario. Un saluto per Telesalerno 24. Un saluto Telesalerno 24.
dal bar Dolce Caffè in Battipaglia, in provincia di Salerno. Mi trovo in compagnia con queste due bellissime signore. I vostri nomi? Lina. Lina e la signora? Maria. Lina e la signora Maria. Buonasera e benvenute su Tele Salerno 24. È la prima volta che uscite in televisione? Credo proprio di sì. Anche per lei? Sì, anche per me. Questa sera qui, in questo bellissimo bar Dolce Caffè, al quale il proprietario ci ha dato il consenso di entrare con le telecamere, si sta svolgendo una bellissima serata karaoke. A voi piace cantare, esibirvi, cantare le canzoni anni 50, 60? Sì, quelle 60, di tutto di più. Quali sono le canzoni che più vi hanno colto il cuore in tutti questi anni di vita? Beh, per adesso è moda. Ah, beh, quindi la signora è aggiornata, il gruppo di moda che sta andando fortissimo. Infatti. E lei invece? Siamo là. Niente di speciale. E invece, no, io invece dicevo come cantante vecchio, non questi qua giovani che sono uscendo oggi. Mina. Beh, ha fatto un bellissimo nome, Baglioni. Piace molto Baglioni. Il pezzo più bello che ha scritto Claudio Baglioni? Ce ne sono parecchi. Conosci, avrai? Avrai sorrisi sul tuo viso, come sarà la signora questa sera. Mentre per quanto riguarda Mina, il pezzo più bello che le ha colpito? In questo momento non ricordo bene, ma ce ne sono molti, ma non ricordo proprio uno particolare. Che cosa ci fa ascoltare questa sera qui dentro al karaoke? Beh, io non canto molto perché sono un po' stonata. Beh, siamo al karaoke, signora, quindi possono divertirsi e cantare tutti. Chi non canta bene, infatti. Ecco, lei invece che cosa canta? Dipende, non lo so. Sicuramente la sentiremo cantare, e anche l'altra signora. Vi ringrazio per esservi fatte intervistare. Un saluto per Tele Salerno 24. Saluto, ciao. Allora, amici di Telesera 24, qui da Battipaglia, dal Dolce Caffè, le persone non vogliono farsi intervistare perché sono molto timide, ma anche lei, la signora, benvenuta su Telesera 24, la signora Loredana. Perché stavi scappando? Perché sono timida. Molto timida, beh, anche l'altra signora era timida, però con il suo sorriso ci ha affascinato. E quella è mia cugina, perciò mi ha incastrato. Ah, e quindi è sua cugina. È venuta qui per la prima volta? No, io vengo dal giorno dell'apertura, sono amici. Amici e quindi cliente alla fissa? Sì, fissa. Che canzone ci fa ascoltare questa sera? Veramente, ho finito proprio adesso di cantare, maledetta primavera. E dovrà ricantare di nuovo perché le telecamere dovranno riprenderla. Va bene, senz'altro. Ok, allora tra poco l'esibizione della signora? Loredana. Loredana, grazie per esserti fatta intervistare, un saluto per Tele Salerno 24. Ciao, buonasera. E dal Dolce Caffè di Battipaglia mi trovo in compagnia di una grandissima artista, e sapete, quando dico grandissima affermo veramente quello che dico. Lei è Mabor. Ciao Mabor, benvenuta su Tele Salerno 24. Buonasera a tutti, benvenuti. Voglio dire al pubblico di Tele Salerno, te di dove sei? Allora, io niente, praticamente siamo tutti quanti qui. Che cosa, di Eboli, di Battipaglia? Di Eboli, sì, Eboli, ebolitana, puro sangue in questo caso. Sì, sono di Eboli e infatti volevo cogliere l'opportunità di salutare tutti gli ebolitani, ma anche tutti i battipagliesi, salernitani, tutti quanti, insomma. Perfetto, noi della redazione di Telesana 24 siamo stati informati che sei in produzione discografica, oltre già un disco che hai prodotto, se non sbaglio, quando? Allora, la prima canzone l'ho incisa a 7 anni, poi è uscito questo CD che è stato già in produzione ed è anche in vendita in collaborazione con l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, che il ricavo di questo CD ben parte verrà data in donazione a questa associazione per aiutare l'ENPA in vari progetti importanti nel regno animale. Ma oltre alle produzioni importanti che ti stanno seguendo, mi ha incuriosito la canzone che hai cantato a 7 anni. Di che cosa parlava? Allora, niente, era una semplice cover, non è nulla di che, era My Heart Will Go On di Celine Dion. Ce l'accenni un po'? No, da 7 anni adesso? È cambiata parecchio, anche perché era in versione disco, quindi l'ho mixata e poi è piaciuta tantissimo ed è stata venduta su una hit parade disco house di vecchio stile. Figurati che era a cassetta, quindi pensa tu. Sì, parliamo ancora di quando c'erano delle cassette, adesso è tutto su CD, però la musica si scarica anche dal web. Infatti.
Allora, diciamo alla cittadinanza ebolitana, ma anche a tutto il pubblico di Telesana 24, per chi conosceva Mabon prima, aveva un altro look, ti sei trasformata. Sì, avevo i capelli lunghi, ragazzi, non è che mi è venuta una pazzia, però a me non piace essere statica. Come mai hai fatto questo cambiamento così improvviso? Mi piace il rosso e i capelli corti. E anche perché per la produzione discografica che stai lanciando? Sì, per dare un attimo una scena. Ci vuoi anticipare il titolo dell'album? Non sarà facile, infatti non sarà facile nemmeno che crescono i capelli, in questo caso. E i brani saranno scritti da te o...? Allora, c'è un inedito? Ed è stato scritto da me, musicato da me, in collaborazione con Mauro Pesce, che è un bravissimo chitarrista. E poi ci sono 8 canzoni edite che sono state riarrangiate, in questo caso da Pasquale Paladino, e sono state scelte anche da lui, quindi sì, sono delle cover molto importanti di artisti molto molto importanti. Perfetto, abbiamo ascoltato alcune anticipazioni per quanto riguarda l'artista Mabon. Noi ci troviamo qui al bar a Battipaglia, dove ci lavori anche, perché questa sera sei qui con una serata karaoke. Sì, sì, ogni tanto mi diverto a fare il karaoke, non è nel mio genere, però sì, mi diverto a fare il karaoke di qua e di là, semmai vedi, cercare dei talenti. E quindi talent scout. Poi è stato anche un piacere, perché poi all'improvviso siete arrivati voi, sono arrivati tantissimi miei amici, è arrivata anche la Radio Flash, quindi cioè che posso aspettarmi di più. È bello quando ho persone che mi seguono e mi vogliono bene, quindi... Ricordiamo al pubblico di Telesana 24 che sarei qui tutti i giovedì. Sì, tutti i giovedì mi trovate qui. If you ever change your mind about leaving me behind, bring to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Oh, yeah. You know I laughed when you left, but now I know I've only hurt myself. Oh, bring to me, bring your sweet loving. Il caro vita sta allentando la sua presa? Ho dovuto chiedere un prestito a un amico. Torna la parola crescita. È vero, c'è crisi, ma si vede uno spiraglio di positività? Caro. Un amico. Ti scrivo. Così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte, ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. Novità. Detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Noi ci stiamo preparando. Nuova 500X. Questa è la novità.